E ciao ragazzi, benvenuti su un altro episodio di Factions. Ci Siamo sono anch'io, ciao! con Derp e stiamo per fare un altro raid su Tarest di questa base nella Nether Top. Adesso non so se ce Ma la lui ha sclaimano. iniziato a registrare intanto, perché io sto facendo la live stream, fa locca quella con la miniatura. Lu, ti saluta di nuovo Pro Gamers, ha detto solo vuole... se vuoi risalutarlo. Ciao di nuovo. Axtral ti chiede, Blu, sei parente dei Puffi? Lo voglio sapere. Non ti rispondo, Astra. Grazie del tuo commento, comunque. I forzuti. No, secondo me è stato Stiamo questo qua che parla nei raidando i messaggi. Non ti forzuti. fidare, Blu, è questo che Stiamo parla. raidando i forzuti. Forzuti. No, Sì. non potremo mai sconfiggerli. Perché Pur sono i forzuti. la faremo comunque. 23 minuti, Blu, 23 minuti senza video, incredibile, 10 spettatori costanti. Ah, ma c'è una Anzi, forse golem di più. sopra. Oddio, ma è pieno di golem. Ah. Questo è un punto chiave. C'è qualche Faccio ember? ripartire i Gigi Tag. Mister Fede. Ci sono. Helper. La facciamo sclaimare. Quasi quasi. Abbiamo trovato una base della Ned. È morto. Top, puoi Cosa? slimare Che segge? per noi? Che è successo? Mi senti ancora, Blu? Sì. Mi hanno regalato una key di un gioco. Ah sì? Vabbè. Sei di un... Aspetta, poi lo Salutiamo vado a Stato recuperare. 2004 Laudani. Salutalo Blu, che poverino non viene considerato da nessuno ogni volta. Ciao, stato. Stato? Ok. Salutiamo lo Stato. Comunque ragazzi, è bellissima questa live stream, è stata un'esperienza Unica. sconvolgente. Venite su TS di Tarest, Trent, ci siamo, siamo su TS di Arest. Siamo lì. Quello è detto all'helper. Io sto scrivendo, gli ho scritto è contro il regolamento, puoi sclaimarcela? Lo Perché so, ma l'helper ha non ho i clamato? Che è permessi. successo? Ha clamato l'helper? Ah, che qui sopra il Nether non si può fare basi d'erpo. Ah, ok, non l'avevo sentito, Contro il scusa. regolamento. E ne abbiamo trovata una. Ti dico adesso subito quanti spawner sono. Sono almeno 30. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sette file, sette per tre. Boh, 21, 22. Cerco qualcuno, arrivo il prima possibile. Ok. L'elper è andato Ho il PC FK. acceso. Cosa? È L'elper è una andato cosa. Mi ha FK. detto Marco 108 che non può entrare in fazione perché è piena la Blue Army 2. Vabbè, facciamo così allora. Ah, non Riavvio. me ne sono Blu, mi accorto, è senti? vero. Riavvio il PC. Sì. Quindi stoppo la live stream per 4 minuti. Appena rientro si dovrebbe funzionare, quindi poi continuo da lì, va bene? A dopo, signor Darko. Ciao. E ok, ragazzi, benvenuti su un altro pezzo dell'episodio di Factions di cui vi parlavo già prima. E ragazzi, allora, come vedete, questa è la base Blue Army che era stata creata da Nico. Questa invece è la base di Mattia, la vecchia base di Mattia, che è stata per l'appunto raidata da delle persone che si sono tippate dentro. E poi ho anche la home raid, ossia la home qua, che è la fazione degli youtubers, che a quanto pare c'è ancora roba qua. Converrebbe dare un'occhiata poi appena ho tempo. Cioè sembra
Non so se l'hanno ripotenziata. Ah no. Sì, sì, è quella fazione con quattro casse che poi non ho finito di raidare. Hanno fatto... Wow, se l'hanno protetta. Quindi... Oggi... devo fare due cose. Uno, devo fare una base per me, perché gli iscritti a quanto pare al momento non hanno basi disponibili, sia quelli di Blue Army 2 che quelli di Blue Army 1. Quindi al momento mi farò una base da solo, dove userò solamente io, così come gli iscritti si faranno basi loro. Perché io ho provato a tutti gli iscritti di Blue Army 1 a metterli in una base solo assieme, e poi sono decisi di dividersi. Quindi adesso io mi farò una base da solo che gestirò io, sia come power che come land, eccetera eccetera. E riguardo ai miei iscritti, si faranno delle basi loro, e se vogliono essere tippati ai raid, va bene, li tippo. Ma il primo che mi fa casino o cose del genere verrà poi kickato e killato all'istante, perché diventa sennò ingestibile. Quindi prima cosa che farò, adesso taglio il video ragazzi, vado in un punto a caso della mappa e mi faccio una skybase. Così per la prima volta ragazzi vedete nella serie una skybase fatta con le casse. E sarà figo, perché è un modo diverso di nascondere le cose. Spero che non mi becchino subito. Vedo che le skybase così piccoline durano un sacco, quindi auguratemi buona fortuna. Vi faccio subito vedere come si fa, dove la si fa, e niente, godetevi il video. Ok ragazzi, eccomi. Devo andare al workshop e comprare la sabbia ragazzi, perché per fare le skybase in maniera rapida bisogna usare la sabbia. Adesso ragazzi magari userò la fly, tanto io queste skybase ne ho già fatte tante, non è un qualcosa che serva particolare abilità. Ve lo faccio sostanzialmente per farvi perdere meno tempo voi che state guardando il video. E ok, poi vado a questa home qua che terrò segreta. Ok ragazzi, sono nell'oceano dove c'è il nulla più totale e andrò giù qua e farò così ragazzi. Una colonna. Fino alla superficie. E qui ragazzi metto un blocco molto importante, quindi questa sarà la parte che verrà distrutta. E poi si tratta di salire con la sabbia fino ad altezza massima. Devo fare pet away, perché per fare i... per salire così. Quindi taglio e ci vediamo in cima ragazzi, quando sono in cima. Ok, sono arrivato all'altezza massima ragazzi, e più in alto di così non si può costruire. Vado in giù di circa 5-6 blocchi. Nulla di sta particolare. Creo una crafting table. Voilà. E poi faccio un po' di casse. In questo caso mi serviranno un po' di trap chest, quindi 31 dovrebbero bastare per il momento. E faccio così. 1, 2. Non si può ragazzi shiftare sulle casse, quindi fate attenzione se lo fate. E... facciamo così, voglio un design così oggi. Se avete idee o design su come fare questo tipo di skybase, mandatemi degli screenshot ragazzi e li guarderò. Ma adesso io mi spiego come farne una standard. Io lo faccio facendo adesso sopra l'oceano, ma se volete farla sopra il terreno, prima di salire posizionate un secchio d'acqua e semplicemente potete farla così. Questa sarà la mia set. Facciamo set on B. E sarà la mia base privata da cui prendo tutte le cose, in modo che non devo andare tutte le volte allo shop, visto che in tutte le basi precedenti, anche con gli iscritti, nessuna conteneva le cose come volevo io ordinate precedentemente. Avevano tutti cose per farmare, ma nessuno ha mai avuto un paio di casse organizzate per fare le cose in tutte e 40 circa le basi in cui sono stato. E quindi adesso vado giù ragazzi, vi faccio vedere come se non fossi in fly. Ragazzi, non sono caduto né niente. Scendete fino al bordo in fondo, andate qui dove c'è il blocco che vi ho detto che dovete piazzare, piazzate una slab o una pressure plate. E voilà, e cadrà tutta la torre. Dopodiché
avete la uova in cima e siete a posto. Ok, finito invece il pezzo sopra, ricordate che bisogna togliere anche i blocchi qua sotto, come se qui non fosse, non ci fosse mai stato nessuno, non fosse mai passato nessuno. E sì, ci vorrà un po', ragazzi, perché non è semplice. Ma ok, quindi perché lagga leggermente ora, sostanzialmente per quello. Però dovrei essere in grado di fare in maniera tale che chiunque passa di qui capisca che qua non ci sia mai stato nessuno. La cosa occupa tipo 3 minuti. Ragazzi, adesso vi faccio vedere un'altra piccola clip dove andrò a vedere dove ci sono degli iscritti che stanno raidando. Non me ne occupo molto io, in quanto non mi interessa più di tanto quel raid, e lo lascerò poi a loro. Vado a vedere solo cosa combinano. Ok, allora ragazzi, rieccomi qua alla base. Sono passati circa un'ora e 20 minuti e la base dall'Helper non è ancora stata sclaimata. Io, ragazzi, non ho voglia di farla, semplicemente perché questa è una di quelle basi che vanno sclaimate e basta, sostanzialmente. Non è che sia difficile da griffare o cosa. C'è un po' di lag, anche per questo ci vuole il cannone e non ho voglia di farla, quindi non la faccio, ragazzi. E niente, tutto lì. E mi sono fatto la Skybase oggi. Un'altra cosa che devo fare è sistemare la mia home. Quindi ho la home B2, che a sto punto va sistemata. Quindi vado a vedere qua. Home B2 è la home, vecchia home di Mattia, che sta griffata. Per ora la tengo, ma devo cancellare tipo la home raid. Ok, del home. Ah no, questa non la devo cancellare, è quella che devo fare, ok. E vedo se riesco e se c'ho voglia di farla, ragazzi. Ok, comunque stavo guardando, ragazzi, qua hanno aperto da questo lato, a questo raid, quindi controlliamo solo che non ci sia più niente. E io ho comprato proprio una TNT che fuso, ho potuto comprare un po' di più, però va bene. Dovrebbe essere sufficiente. Ok, quindi confermo che in questo raid non c'è più una cippa. Home raid del home raid. Poi abbiamo F show. Poi mi serviranno warp shop, uno stack di iron, tipo, diciamo così, warp cell, che è più rapido. Bye. Ok, due iron block me ne dà 27 iron. Poi vado al warp free, compro del legno e mi prendo all'incirca 28 stick. Sì, va bene. Home B e facciamo un po' di tripwire hook, che si fanno così, le cosiddette key. E facciamo 54, va bene. Ne usiamo subito 11 e facciamo un po' bella sta skybase. Ok, temo che dovrò modificare qua questo, perché non è compatibile col design della Skybase. Quindi così. Sì, mi sa che è l'unico modo. Devo toglierne alcuni, esatto. E voilà. E poi di qui facciamo la stessa cosa. E quasi quasi concludo così. Con queste qua così, ok. Perfetto. Poi ovviamente queste si possono togliere. Questo è per
per quando uno cerca le basi, queste skybase si vedono, ragazzi, molto molto difficilmente. Mi sa che chiudo qui, ragazzi, il video di Factions di oggi. E vedo, ragazzi, se trovo un altro raid vi farò un altro video. Ma per il momento il video chiudo qua. Se vi è piaciuto, ragazzi, questo piccolo tutorial su come fare una skybase, vi ricordo inoltre che avrei voluto portarvi un raid oggi, ma mi hanno griffato 10 basi. E 10 basi. Sottolineo la sfiga. Non so se è sfiga o perché ero assente o non lo so. Comunque, ok, questa è la mia nuova base, che userò dai video d'ora in poi. E niente, al prossimo video di Factions. Come l'hai trovato? Sono vicino, siamo vicini al cannone blu. Ah, non è che è Cavolo di blu. qualcun altro. Vieni Ragazzi, se vedete qua, tutto stai buio è cannone, colpa di quindi non so. Bluefire che non mi accetta il TPA. Oddio, però sembra più grande. Oh, Righero, blu, finalmente, è righero. tutto buio. Fe che fu Ma perché? Era per cambiare un po' le cose. Tieni, sti giri qua nei paraggi dovrebbero essere delle casse con dell'armor. Ma sono morto. Ti ho accettato. No. Ora sì. Dammi un kit, dammi qualcosa. Nei paraggi qua ci sono delle casse. Chi cerca trova. Non ci si vede niente, no, questa è terra. Non si vede niente. Daremo oggi. Oh no, 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 digli che si vede. Perché? Cosa vuoi? Non posso cucinare. No. Tieni Alessio, arrostiscilo. No, perché? Mi sembrava divertente. Fermo, 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 fermo. Sono Dai, stato perdo troppo le cose. buono nelle live precedenti.